Ragazzi, DR Kelly è arrivato, è un mese che lo aspettavo, l'ho ordinato e lo porterò qui, lo porto sul canale per voi, ma soprattutto anche per me, perché mi piace, è un oggetto bellissimo. Lo preparerò in questo video, insomma, in varie scene, scenografie, insomma, anche fuori dall'Italia. Andiamo a scartare? Andiamo. Scartiamo questo oggettino, come si guardate già ha tutto la scatola Pacacil preimpostato. Ecco qui ragazzi, guardate, Pacacil sempre impeccabile. Ecco a voi il nuovo Apple Watch Ultra, modello Alpine, con cinta. Adesso andremo a vedere il colore, non vi spoilerò niente. Cinta ML, confezione sempre impeccabile, carta tutto riciclato, dovrebbe essere questa confezione con sopra incisa la scritta Watch con la mela. Allora andiamo ad aprirla, vediamo ragazzi, stupenda questa fotografia, è stupenda, stampata su questo cartoncino anche. Vediamo nel cartoncino cosa c'è. Ok, varie tipologie dei modelli, qualche user guide, qui che c'è, ci sono adesivi, no, ok, manualini per la garanzia e tutto il resto. Un'attenzione solo a questa foto che è stupenda ragazzi, è stupenda questo paesaggio innevato con questa montagna. Bando alle ciance, ma mettiamo da parte e ecco qui come arriva ragazzi, arriva in due scatolette, diciamo, dove c'è la cassa dell'orologio e la cinta, come vedete arancione. Scartiamo prima la cinta, ormai ci dà una mano, non si usano più né taglierini né coltelli né forbici, ma eccolo qui ragazzi, è tutto cartone riciclato, come vedete anche qui ci sono user guide, insomma, di come metterlo, in che verso, se destra o sinistra, e questo buon profumo, la cinta Alpine, per alpine insomma, o per montagna, vedete, con la fibbia di sicurezza, un po' elasticizzato. Passiamo adesso al pezzo forte, voilà, facciamo silenzio assoluto. Un silenzio, voilà. Ops, anche qui cura, vedete, cura dei dettagli con stampato, insomma, un rialzino per tenere giù i foglietti, e qui la stampa della cassa. Vediamo cosa c'è dentro. Qui c'è sicuramente, ok, il cavetto USB Type C con un attacco proprietario magnetico MIG Safe, e il cavo ragazzi, cavo resistentissimo, telato come l'iMac da 24 oppure il MacBook Pro che ho, cavo telato, un bianco sporco più o meno. Experience Dadam, silenzio assoluto. Ragazzi, confronto con il 7, ragazzi, in confronto con il mio 7 in alluminio. Adesso lo montiamo, poi lo configuriamo, andiamo a infilare il mio 7 che sposto più in là, adesso tiriamo, scusate, adesso non sono pratico per metterlo, ma poi prenderò abitudine. Ecco qui ragazzi, guardate, proviamo ad accenderlo, eccolo qui, vedete, cassa in titanio da 49 e cinturino alpine insomma, elastico arancione, e che dire ragazzi, stupendo questo bordo, diciamo, bello incassato in questa cassa di titanio,
Bellissimo, è leggerissimo, cioè sento più questo, anche se poi col loop si string, mi stringe, sento più questo, insomma, che in questo. Ok, allora lo configuriamo velocemente, parliamo un po' caratteristiche veloci. Adesso prendo il mio iPhone che mi sta riprendendo da qui e lo configuriamo. Allora, cambiamo inquadratura, questo è il mio Apple Watch Serie 7 e questo è il mio Apple Watch Ultra. Allora, configuriamo, perciò andiamo sul Apple Watch, aggiungi Apple Watch, configuro con un membro che mi configura per me, vedete Apple Watch davanti alla fotocamera, Apple Watch abbinato, Apple Watch attualmente abbinato, ok, sta avviando la connessione, intanto parliamo un po' del mio Apple Watch Ultra, ho fatto questo passaggio ragazzi perché dal 4 ho regalato a mia moglie. E ho preso, penso, sì, 6-7 mesi fa questo Serie 7, bellissimo, con cassa verde, quel verde satinato, la cinta verdone, siliconica. E poi, insomma, quest'estate vi ho messo il ProRed, insomma, il loop. Vedendo questo, insomma, Apple Watch Ultra, non ho resistito, ragazzi, non so voi, non ho resistito. Faccio mountain bike, sci, insomma, fuori strada, lo porto con me in qualche viaggio anche fuori dal continente, come ripeto, perciò non ho resistito e l'ho preso. Poi questa cassa in titanio, super resistente, questo vetro mi è incassato bene con la corona, il pulsante di funzioni diciamo, incassonate in questa cassa di titanio. Le varie applicazioni, le varie funzioni che poi andremo a vedere, il barometro, la bussola. E insomma il sensore anche di temperatura, l'EGC, chi carpi ne mette, microfono, la cassa altoparlante con la sirena che poi andremo a vedere, il tasto funzione, ragazzi, è stupendo. Accettiamo un codice, mettiamo il codice, sì, inserito. Come vedete io ho sia Iliad che Team. Iliad non è supportato per questo, perché questo oltre che è anche cellular, tutti gli Apple Watch Ultra sono cellular, non è configurato per cellular, cioè è configurato, scusate, per cellular, ma no, Iliad non è configurato per cellular, non lo supporta e Team devo contattare perché ho le SIM e dovrei abbinare le SIM a questo orologio. Allora, ragazzi, come vedete, c'è il tasto azione, come dicevo, che può essere configurato con allenamento, cronometro, immersione, torcia e fa. Io metto il waypoint, che sono quei punti dove uno si trova, schiaccia e ti segna le coordinate. Soprattutto per i miei viaggi, insomma, in fuoristrada è molto molto utile. La profondità ne può aprirsi, apre profondità sott'acqua. Questa continua, ok. Sincronizza l'Apple Watch in corso, scopri come, ok. Queste fine, sta sincronizzando, ragazzi. Eccoci qui, ragazzi. Vedete, Apple Watch ti dà il benvenuto. Eccolo qui. Adesso io ho Apple Watch di Enrico, Apple Watch 7 di Enrico, Apple Watch di Enrico il 4. È stato abbinato, vediamo di mettere qualche quadrante. Wayfinder. Mettiamo questo, è bianco che di notte, vediamo se, ragazzi, guardate la funzione, se giriamo per vederlo di notte, se giriamo la corona diventa tutto nero, sfondo nero e rosso. Allora, infiliamolo, prime impressioni, stupendo, stupendo, al polso. Sembra che non lo porti. Un quadrante luminoso, molto molto luminoso, questo pannellino OLED, insomma, stupendo. Poi, come ripeto, qui c'è il microfono, c'è il tasto funzione che io ho messo come waypoint, ok. E la casa è un vero e proprio speaker, diciamo, che per sentire diciamo la sirena che adesso vado ad attivare, anzi la accendiamo. Poi un altro, notifiche, qui c'è il centro funzioni, ok, modifiche, vediamo che possiamo mettere. Full immersion, altro a scuola, ok. Allora, ragazzi, che dire? Per questa sera è tutto. Un po' di caratteristiche, scusate se mi metto così, ma per farvi l'orologio, un po' di caratteristiche, insomma, e un po' di applicazioni, un po' di funzionalità
all'esterno, ve lo farò vedere nel proseguo di questo video. Anzi, saremo anche fuori dall'Italia. Non sto spoilerando niente, anzi, ho spoilerato qualcosa, non tutto. Saremo fuori dall'Italia in un viaggio col mio Defender TD5. Basta, non dico nient'altro. Allora ragazzi, siamo qui, vedete, sono tipo 10 quasi, ad una ci accingeremo a salpare, percentuale batteria 59% e da ieri sera che, diciamo, da ieri pomeriggio l'ho caricato, l'ho indossato, sono andato a dormire, alle 5 mi sono alzato, ho ricaricato la macchina, ho fatto dei giri, alle 11, poi sono tornato a pranzo, siamo partiti e siamo arrivati verso le 8 qui al porto di Salerno. E ho usato un paio di volte l'applicazione, diciamo, della bussola di un percorso, qualche telefonata con, diciamo, l'orologio. Insomma, dal polso da ieri sera al 59%. Adesso andrò a usare l'app Sonno, che fino adesso non l'ho usato qui sull'Ultra, l'ho usato sul 7, e dal porto di Salerno Apple Watch Ultra, ci accingeremo a passare la notte in cabina sul posto mio e a domattina a porto di Tunisi. Eccoci qua ragazzi, tornati dalla Tunisia con un po' di gadget. E allora passiamo alle conclusioni. Che dire, questo Apple Watch Ultra, poche parole, veramente veramente ultra. L'ho indossato giorno e notte, ho usato l'applicazione Sonno, è stato con me nello sgonfiaggio, gonfiaggio ruote, ho cambiato una gomma, insomma, fatto da mangiare, montato la tenda. Peso la sabbia in mano, ho riempito un po' di bottiglie di plastica con la sabbia, piscina, dentro la pozza d'acqua, sulfurea, nell'oasi, mari della Tunisia, di tutto di più, sempre al polso con l'Alpine Loop arancione, come vedete, ottima resistenza anche il cinturino, cassa in titanio da 49,
Poi lasciatelo dire, ma lo schermo è spettacolare, ragazzi. Ho usato applicazioni anche alcune applicazioni, diciamo, del Waypoint fa. E io avevo il 7, ok, l'ho dato via, l'avevo messo da parte, però adesso l'ho venduto. Una domanda: 1009, che dire? Io l'ho comprato e lo consiglio. Se lo indossate, sembra che non lo porti al polso più leggero. Se lo indossate e ve ne innamorate ragazzi, io me ne sono innamorato e ho sempre al polso. Per quanto riguarda la carica, io l'ho soprattutto con il deserto, ogni 2 giorni, 2 giorni e mezzo lo ricaricavo. Anche perché qui a casa arrivo anche al terzo giorno, la mattina fino al pomeriggio e poi ricarico. La notte lo tolgo e non lo metto nemmeno a caricare nella basetta, lo lascio fuori, la mattina lo rindosso, tutta la sera, fino adesso ne so, le 10, le 11, mezzanotte. Se sto a casa il terzo giorno lo ricarico, diciamo, a pranzo o con la ricarica veloce, diciamo, la basetta che ho. Spettacolare. Per me, sì, l'unico neo rispetto a tanti altri smartwatch che durano 10 giorni, 12 giorni, come il mio Garmin Fenix 5X, ok, però non lo cambierei. Per me, io poi noi che abbiamo avuto il mondo Apple, consigliatissimo. È vero, sono tanti soldi, però ci sono in questi giorni anche parecchie offerte, potrei approfittare. E conclusioni rapidissime e passiamo ai saluti. E sì, ve lo riconsiglio di nuovo. Allora, una cosa vi chiedo, lo sapete, una cosa, insomma, siete molto gentili a seguirmi e iscrivetevi al canale, like, schiacciate la campanellina per i prossimi, insomma, video che metterò. Seguitemi sui social, Instagram ericvita2020, Telegram forronitech.com, dove metto parecchie, insomma, offerte, soprattutto in questo periodo. Il mio nuovo social, sto mettendo un po' di video divertenti, TikTok, scusate, ericvita46. Che dire, dal mio Apple Watch, la mia attrezzatura, il mio Defender 90, come avete visto, TD5. Un saluto alla prossima avventura da Eric Vita.